Salve a tutti, siamo giunti ormai alla quinta puntata del nostro appuntamento settimanale per percorrere i temi di questa ennesima giornata della massima serie. Comunque, non abbiamo qui tutta la giornata da perdere, iniziamo subito che tra mezz'ora ho l'appuntamento con l'estetista. Dai! Ok, partiamo subito all'impegno degli Avengers, ancora al comando della classifica, che se la vedranno con una delle sorprese in positivo di queste prime giornate, i Bubble di Mister Addizione. Iniziamo dai gialli biancini, che per questa partita dovrebbero ritrovare il difensore Tropia. Per il resto tutti straconfermati, con la difesa a prova di bomba, fin qui con sole 4 reti subite, di cui 3 al debutto e solo 1 nelle ultime 3 giornate, oltretutto su tiro libero. Oltre a poter contare su un Giuseppe Liberto ed un Aguiaro in condizioni di forma straripanti. Per i Bubble nessun cambiamento rispetto alla partita vinta con i Bula. L'obiettivo è quello di continuare a stupire e per farlo la squadra non deve avere nessun timore reverenziale del quotato avversario. Ci si affida soprattutto a Vito Barone davanti e Peppino Calaio in difesa. Bene, passiamo ai Divini che, visto l'impegno contro gli Space Jam sulla carta più agevole rispetto agli acerrimi rivali degli Avengers, punteranno a balzare in testa alla classifica. Non dovrebbero esserci cambiamenti in casa Divin dopo la bella vittoria nella sentita sfida contro il Portopalo di Fazzari. Capitan Miseri ripropone la coppia delle meraviglie Buscemi Orlando in avanti con l'unico eterno ballottaggio fra Alberto Griffo e Mario D'Acquisto. Nelle fila degli Space Jam, dopo il primo punticino raccolto contro la Longobarda, adesso ci trovano di fronte lo scoglio più duro. Dubbi sull'impiego del fantasista Campagna, protagonista di DC, di interni allo spogliatoio. Per il resto dovrebbero esserci tutti, con l'emozionante scontro in famiglia fra Micheli Senior e Junior a tenere banco, nonché i rispettivi capitani delle due squadre. Sarà il primo storico anticipo della Serie A, degno antipasto di quello che sarà lo spettacolo di sabato pomeriggio, la sentitissima sfida tra il New Fiorino di Gianluca Farina e la Ginola F di Salerno, in condizioni mentali completamente differenti. Stanno sicuramente meglio i Fiorino, che dopo il sonoro successo contro i Fix Club di settimana scorsa, vogliono tenersi attaccati alle primissime posizioni per continuare ad alimentare i propri sogni tricolori. A scendere in campo saranno ancora gli stessi giocatori, con la sola ma clamorosa esclusione del vice capocannoniere del campionato Tarantino, che il masochista Capitan Farina tiene fuori per un turnover preferendogli Capuano, le cui condizioni sono da verificare dopo l'infortunio. Per la Ginoleffe, nervi tesi dopo la brutta figura rimediata contro gli indemoniati Fatimegua. Salemi ha portato tutto il gruppo in ritiro punitivo e c'è da scommettere che per questa sfida chiave non si assisterà allo stesso spettacolo di settimana scorsa. Tutti confermati con la rosa D'Acquisto e lo stesso capitano in cerca di pronto riscatto. Sfida che può sembrare scontata all'apparenza è quella tra i Baralba e i Bula Boys, che tuttavia sono fortemente interessati a mettere i bastoni fra le ruote alla squadra di Ganci. Per quanto concerne i Baralba, l'ennesima vittoria contro i Franciscaner non ha fatto altro che certificare l'ottimo stato di forma del team. Nessuna news riguardante la formazione, con l'attacco guidato da Paternò e Schillaci in gran forma e Tropia, che sta ritrovando la migliore condizione dopo l'infortunio. Per i Bula di Lo Giudice è pronta l'ennesima prova del 9. Ma sinceramente bisogna ricordare come il calendario non sia stato benevolo con i ragazzi, che hanno sentito fortemente l'impatto con la massima serie. Rebus portiere per loro, con Locati che ha gettato la spugna e la forsennata a ricerca di un degno sostituto, con il resto della squadra confermata ed il solito turnover forzato. Altra partita che richiama grande interesse è quella fra i The Gladiators in continua ascesa e i Fatimegua di Messina, che sembrano avere tutta l'intenzione di ripetere l'impresa contro i Ginoleff. The Gladiators, che vincono le 3 match consecutivi e tutti i suoi effettivi, godono di ottima salute. Tutta la rosa è confermata, con Capitan Sottile a dare preziose indicazioni da bordo campo e Flaccomio, Sorrisi e Parmeri a formare la colonna vertebrale della squadra. Fatimegua, che dal canto loro ripropongono lo schieramento della settimana scorsa, con l'unica eccezione di Guagliardo, che per motivi personali ha abbandonato il gruppo. Per il resto, osservato speciale, sarà Francesco Liga, che tanto bene ha fatto all'esordio, con capitano Alessio Messina in difesa, che in settimana ha avuto qualche linea di febbre, ma è comunque recuperato. Continuiamo adesso con la sfida fra i Franciscaner e i Partan, con i primi che vogliono tornare alla vittoria.
ed i secondi alla disperata ricerca dei primi punti della stagione. Match che, nonostante la classifica bugiarda per i Partan, si pronuncia combattuto, con il risultato aperto. Passiamo alle ultime dei campi, Francis Kanner che ripropongono il solito gruppo di 7 giocatori, con l'unico dubbio legato al ruolo del portiere, con Barrale non ancora pieno delle proprie forze. Non si esclude quindi il ricorso al famigerato articolo 11. Per i Partan, davanti al lungo ottuso tra i pali, solita difesa guidata da Mancuso, con l'attacco formato da Cancile e Puccio, pronti a riscattare l'inizio non proprio esaltante della propria squadra. Sempre in dubbio il regnoso Savoca. Attesissimo è anche il ritorno in campo dei Portopalo, in cerca di pronto riscatto dopo i 6 gol incassati del Divinci Club. Dall'altra parte però troviamo i Feotto, a secco a 2 gare e ansiosi di ricominciare a macinare punti. Nei Portopalo confermato Gerasi tra i pali, con il vice capitano Brancati in cabina di regia e la difesa affidata a capitan Fazzeri che vuole mantenere inviolata la propria porta. A centrocampo, con Borruso ancora convalescente, a ringhiare sarà il buon Lorre, mentre in avanti l'esperto Falanga cerca ancora il giusto feeling con Conigliaro, con quest'ultimo che non fuma da più di una settimana e sembra stia tornando al top. Infine, sugli esterni, rientra il vendebbiatore Macaluso, galvanizzato dal gollasso del suo idolo Ibra. Anche Feotto ritrovano giocatori importanti dopo la sconfitta contro i The Gladiators, nella quale ha certamente inciso il fatto di non poter sfruttare le sostituzioni. Fondamentali saranno il rientro di Sprio tra i pali, Muratore e Passantino, mentre non ce la fa Candido fuori per un risentimento muscolare. Infine ci occupiamo dell'importante sfida salvezza fra il Fix Club e la Longobarda, due squadre che contano ancora 1-0 alla voce vittoria. Mezza rivoluzione in casa Fix. Capitan Francesco Caravello è in ballottaggio con Tessitore nel ruolo di portiere, mentre Cannilla, con tutta probabilità, lascerà a breve la squadra. In difesa rientra Davì con Costar e Gaspare Caravello, cui è affidato il compito di far gol. Nella Longobarda, problema portiere che dovrebbe essere risolto con il ricorso all'articolo 11, potendo schierare così Domingo. Per il resto troviamo i soliti gemelli Agnello a ringhiare in mezzo al campo con l'ottimo Vio di Locascio. Voci di spogliatoio annunciano un nuovo innesto nella squadra, del quale però non si hanno maggiori informazioni. Bene, finalmente anche questa puntata è finita. Cari calciatori di Serie A, andate in pace. Alla prossima. Arrivederci. Arrivederci.